Salve amici e bentornati, oggi un video che non c'entra nulla con le auto, quindi se vi interessano solo le auto potete anche skippare e andare avanti. Oggi sono felice, oggi sono felicissimo perché finalmente mi è arrivato un pacco e finalmente riuscirò a fare una cosa in maniera molto più semplice e molto più veloce. Vado a prendere la scatola. Questo è lo scatolone che mi hanno consegnato oggi. Cosa c'è qui dentro? Qui dentro c'è un bel computerino, nulla di eccezionale perché sono povero, quindi non posso comprare computer costosissimi. Però dovevo prenderlo. Fino ad oggi io ho utilizzato un computer che ormai ha 10 anni. Tutti i video che avete visto fino a questo momento li ho fatti con quel computer. Il problema però qual era? Che è un computer non particolarmente potente. Perché praticamente il video andava in un modo, l'audio andava in differita. Quindi quando andavo a fare i montaggi, se mettevo qualche transazione un po' più particolare o qualche effetto un po' più elaborato, si spegneva. E quindi oggi dovrei aver risolto questo problema, me lo auguro. Andiamo subito ad aprirlo. Studiare un poco perché sì, io ho avuto un negozio di computer molti anni fa, credo una ventina di anni fa, però appunto l'ultima volta che ho messo mani sul computer come processore c'era l'Athlon XP. Io ho trovato questo computer e il discorso alla fine che ho fatto qual è stato? Io ho un computer vecchio di 10 anni e comunque sono riuscito a montare i video bene o male, anche se c'erano quelle difficoltà, però alla fine il suo lavoro lo faceva. Se io prendo un computer più recente, con un processore più potente, con una scheda grafica più potente, con la RAM più potente, probabilmente o quasi sicuramente io comunque avrò fatto un salto di qualità. Non sarà un computer in grado di elaborare un film come Titanic. Ma per i video che faccio su YouTube va più che bene, perché poi alla fine la spesa deve essere anche correlata all'utilizzo che ne facciamo, perché è inutile prendere un computer potentissimo che poi non utilizzi, non sfrutti al 100%. Meglio prendere qualcosa di un po' più basso, risparmiare tanti bei soldini e fare comunque quello che devi fare. Quindi adesso non mi dilungo troppo con le chiacchiere e vediamo cosa c'è all'interno di questo cartone. Fuori il computer. Aia, lo sapevo io che dovevo prendere la scossa. Cos'è qua? Cos'è questo foglio? Importante, si prega di aprire il PC prima della messa in funzione, rimuovere con attenzione l'imbottitura in schiuma. Ah, c'è un'imbottitura in schiuma. Qui cosa c'è? Un biglietto di visita sotto il... Ah, beh, quindi questo si alza, è magnetico. No, allora adesso apriamo. Dove vai, dove vai? Questo, questo. Oh, che... Prendiamo una sedia e diamo un attimo un'occhiata a quello che c'è nella confezione. Queste sono tutte cose per l'assemblaggio. Vabbè, non c'è scritto niente. C'è anche un CD. Peccato che non ha il lettore CD, quindi questo me lo faccio. Ah, qui ci sono le antenne wifi. Zack. Ora, per i più nerdoni di voi, ho detto nerdoni, il computer monta un processore AMD Ryzen 5 da 4,40 GHz. Una scheda grafica AMD Radeon Vega 7 integrata nel processore. 16 GB di RAM. Un hard disk da 1 TB. SSD, Wi-Fi, il sistema operativo non è installato, nel caso dovete installarlo voi, e poi ha tante ventole con i LED, tanti fottuti LED sempre accesi che non potete spegnere, ma pazienza, è il male minore. Adesso esportiamo il video così vi mostro come lavora questo computer, la velocità di elaborazione. Mettiamo anche qualità massima sull'altro computer. Quando provavo a mettere qualità massima, praticamente andava in crash, si spegneva proprio. Tempo stimato 9 minuti per un video di 14 minuti. Di solito con l'altro computer per un video di 10 minuti
ci metteva una mezz'oretta a elaborare tutto, quindi in questo momento direi che ho risolto un bel problema, perché non solo riesco a vedere le transazioni che metto tra un filmato e l'altro e gli effetti che metto tra un filmato e l'altro, ma anche l'elaborazione chiaramente è più veloce. Allora, cosa possiamo dire di questo computer? Sicuramente possiamo dire che ha risolto tanti dei miei problemi. Non è un computer adatto a chi vuol fare il videomaker, chi vuol lavorare in maniera professionale con il montaggio video, ma sicuramente è utile a chi come me crea dei video su YouTube senza grandi aspettative, ma mi aiuta a poter lavorare in minor tempo, quindi produrre video in minor tempo. Prima col vecchio computer, che era un vecchio Pentium i3 se non ricordo male, con 8 giga di RAM, il problema era che io non riuscivo a vedere le transazioni in tempo reale, perché dovevo rivedermi, dovevo editare il video, dovevo esportare il video e poi andarmelo a rivedere per vedere se effettivamente era tutto sincronizzato. A volte succedeva che non era sincronizzato, col block notice mi segnavo i minuti dove il video non era sincronizzato con la transazione o con la musica, me lo andavo a riprendere, lo modificavo e poi lo riesportavo con la speranza che non venisse fuori nulla. È ovvio che io per fare un video di 10 minuti ci mettevo una settimana. Quindi, ve lo consiglio? Sì. Se sei arrivato su questo video, probabilmente non sei un videomaker. Non hai bisogno di una grossa potenza di calcolo del processore. Io sono dell'idea che, ok, il computer potente è utile. Io ho lavorato per 2 anni, tra i tanti lavori che ho fatto, ho lavorato anche 2 anni in un centro commerciale, nel reparto informatica. Quelli che non capiscono un cazzo, ma non sono consapevoli dei loro limiti, vengono e ti dicono: qual è il computer più potente che avete qui? Quando dicevano questa frase già capivi che aveva a che fare con uno che di informatica non capiva un cazzo, perché non chiedi il computer più potente, chiedi il computer in base alle tue esigenze. Cosa deve fare? La domanda era: per cosa le serve? Per video editing? Le serve per il gaming? Di preciso, a cosa le serve? Per usarlo. Ognuno deve prendere qualcosa in base alle proprie necessità. Questo computer è adatto alle mie necessità. L'ho pagato poco più di 500 euro. Fa egregiamente il suo sporco lavoro. E io comunque ho fatto un salto di qualità nell'elaborazione dei video. Quindi io vi lascio il link in descrizione. Vabbè, non voglio farmi domande. E noi ci vediamo la prossima volta. Ma scusa, ma chi cazzo t'ha detto di entrare?